fatti vedere. Oh, allora qui abbiamo Enzo Scampollino. Scusa, giovanotto. Non ti dico. Lorenzo Slancato. Scusa, giovanotto. Pino Polperino. Oh, non mi ricordo come si chiama. Nicola. Poi dopo mi dici qualcosa. Poi abbiamo Enzo. Enzo Caruso. Ci sei? Poi c'è questo giovanotto qua. Ciao. Beniamino Di Pasquale. Mari. E questo giovanotto chi è? Come ti chiami? Federico. Federico come? Guarda qui. Di Pasquale. Ah, Di Pasquale. Allora sei mio nipote. Sì. E questa bimba qua chi è? Guarda, no, nel nipotino sono uguali. Bella. Tu hai col telefono, ma uguale poi. Aspetta un attimo, ti stiamo chiamando. Uguale? Non è buono. Oh, allora, qui abbiamo Sebastiano Tuccito. Sottinese nel mondo. È da molto che sei qua al nord. Sì, è un 6 mesi. Ah, sì, ancora. Ancora poco. Vado ad arrivare al mezzo secolo come mercenario. E invece la signorina con che sta parlando. Marina, tu da quanto tempo sei a nord? Io da 10 anni. Da 10 anni. Invece Marinella, anche tu 10 anni. E qui abbiamo invece Pina, da quanto tempo sei al nord? 45 anni. Però, 45. Allora, qui siamo a Carpico, in terra bergamasca. Tu invece dove abiti? Io in Brianza. A Lissone. Lissone, di Brianza Pieve. Vicino Monza, diciamo. Certo. Sì, Monza è la provincia della Brianza. Certo. Va bene. Che ora hanno fatto le gare? Oh, qui abbiamo invece... Pierangela. Ah, quindi tu sei un indigena locale. Sì. Tuo marito è sortinese. Certo. Faceva il carabiniere. Esatto. E ha trovato una ragazza per bergamasca. Esatto. Avete legato subito. Subito abbiamo legato. Ma tu lo capisci adesso il dialetto sortinese? Sì. E lui il dialetto bergamasco? Ma anche lui, Solo che il dialetto bergamasco tante volte non lo capisco nemmeno io. Certo. Questa signorina invece? Siamo a come ti chiami tu? Interrompe il Alessia, è vero. Io sappia, quello me l'ha detto. Che il terrone del nord sono Ecco qui. Perché l'amico Enzo Scampollino, particolare. Enzo Scampollino, carabiniere in pensione, che ha trovato una ragazza bergamasca e mi sono rovinato la vita. E si è rovinato la vita. Ma come gliel'hai fatta la dichiarazione? Come tu. A Sortinisa? Come tu. A Sortinisa, ma siccome lei è furba, l'ha capito lo stesso. Qui invece abbiamo Lorenzo che viene dalla Brianza, Lorenzo Blancato. Da quanto tempo sei lontano da Sortino? Mamma mia, 53 anni. Ah, beh, pressa poco come me allora. 53. E tu invece quanto tempo manchi da Sortino? Nel 65 sarebbe. Ah, nel 65. E tu quindi che anno? Nel 60. Ah, e io nel 60 pure. Nel 60, 65. Va bene, andiamo avanti. Oh, qui abbiamo Giuseppe. Giuseppe Petruzzelli. Sei nipote del re dei formaggi australiani. E questa è l'ultima erede, come si chiama? L'ultima erede, Sara. Sara, una mia nipotina, di 10 anni, Sara. E invece questa ragazza sortinese pure. Da quanto tempo manchi da Sortino? 13 anni quest'anno. Ma vi siete conosciuti a Sortino? A Sortino, sì. Erano bambini. Da bambini che ci conosciamo. Allora qua musichi il tuo pane l'hai allevato. Ho cresciuta io. Oh, qui abbiamo Carmine Caruso, che già ci siamo visti in piazza San Papero per il teatro. Tu da quanto tempo manchi da Sortino? Lei che sono in giro per il mondo dal 97. E qui
vive in Danimarca, poi a Milano, adesso a Bergamo. Da... Adesso vive e lavora in terra bergamasca. Sì. Il lavoro più che altro è stato sempre a Milano. Però... Allora Giuseppe, hai qualche parente? Ho un parente in Australia. Ah, in Australia. Il mio zio Sebastiano. Sebastiano Petruzzello. Mia zia Enza. E quindi Eugenio Pino. A questi parenti vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Un caro saluto da Bergamo. Da Bergamo. Distanziamento di Sortino. Tu parenti a Sortino. A Sortino voglio salutare mio papà e mia sorella. Come si chiama tuo papà? Gino Fraello. Ah, Gino Fraello. E invece fuori dall'Italia o in fuori giro per il mondo? C'è mio zio in Francia. Come si chiama? Mio zio Sofio. Ah, Sofio. Sofio Fraello, che è il fratello di mio papà. Ciao, zio Sofio. Sofio Fraello, in Francia. Ce n'è una Francia, la Francia mi manca, non abbiamo... Sì, una a Padova, un altro fratello si trova a Padova. Allora, allora saluto tutti gli zii. Saluto tutti. Oh, e tu Enzo? Enzo, cosa hai fatto? Cosa facevi nella vita? Come mai sei finito qui? Carabinieri in pensione. Ah, carabinieri in pensione, è vero. Hai qualche parente in giro per il mondo da salutare? C'ho in Australia, sì. C'ho la cognata, c'avevo un fratello, poi è morto. La cognata come si chiama? Enza. Enza, quindi saluta Enza. Ciao Enza. Ciao Enza. Altri... ci sono i nipoti pure lì in Australia. E invece a Sortino hai qualcuno da salutare? A Sortino c'ho le due sorelle, anche i nipoti. C'è la sorella Antonietta, Pina. E quindi ci sono i nipoti pure lì. Grazie. E le radici? E le radici? Quindi è un parente di Giuseppe. Pensavo che erano parenti. Oh, invece tu hai qualche parente da salutare in giro per il mondo, eh? Qualche parente? Ci saranno sortinesi che... Rio, che voi siete amici. Ah, vuoi salutare Giuseppe Rio. Giuseppe Rio. A Sortino hai fatto amicizia con qualche altra famiglia? Sì, diverse. Vabbè, allora... Petruzzello, con suo papà il fratello. Quindi tutti quelli che certo. Conosci, esatto. Salute. Salute. Dalla forchetta d'oro. Dalla forchetta d'oro. Invece tu hai qualche parente in giro per il mondo? Oh, io ce l'ho dappertutto. Per esempio? Per esempio in America c'ho mio cugino Tarascio, Nino Tarascio. Ah, Nino Tarascio. Nino Tarascio. Vuoi salutarlo? Ciao, ti saluto cugino. Poi c'ho in Australia, c'ho Gino Murè. Dicevi allora Murè? Murè, Cesare Murè, in Australia. Ah, in Australia. Poi? Poi c'ho le mie sorelle a Bolzano. A Bolzano, sì. Bolzano. Il nome com'è? Cugine Blancato. Tua sorella di nome? Enza e Maria. Ah, Enza e Maria. Poi c'ho i miei cugini anche a Bolzano, Tarascio Roberto. Poi c'ho il mio figlio a Roma. Ah, tuo figlio a Roma, Davide. Davide. Il mio nipote, un bacione al mio nipote, che si chiama Adriano. Mia nuora Clara Caldera. Sì. E poi c'ho... Ma mi sembra che in Sud America hai qualcuno, in Argentina, non hai dei parenti? Ah, in Argentina, vuoi salutare anche in Argentina? Certo, Oh, in Argentina ce n'ho tantissimi, c'ho Mario, Nino, Carmela, e poi c'ho i cugini di mia moglie. Ah, Paolo... comunque sono tuoi cugini. Paolo, sì, Paolo... Rubera, la moglie, i figli, tutti quanti. Mezzo Sud America allora. Mezzo Sud America. E dove sono? In Argentina? In Argentina, a Rosario. Ah, Rosario. Rosario e Santa Fe. Salute, salute. Saluti a tutti, saluti. Bene tutti. Da Lorenzo Blancato. Grazie, grazie. Tu Marinella vuoi salutare qualche parente in Italia, a Sortino? All'estero hai qualcuno da salutare? Così, tua zia, Nunzia Boscarini, giusto? Nunzia Boscarino e Enzo Boscarino. Ah, Nunzia Boscarino e Enzo Boscarino. No, prima ma quelli dell'America, Enzo Boscarino. Ah, sì, professore del Connecticut. Sì, li conosco di vista, non personalmente. Salute qualcuno? In generale, quelli che sono. Oh, qui adesso abbiamo Chiara.
che si trova in terra bergamasca provvisoriamente perché è una turista per caso, e non tanto per caso, perché qui c'è il suo giovanotto ragazzo. No, per caso, Ma tu hai qualche parente all'estero da salutare? Sì, c'è mia zia Marianna, mio zio Enzo e mia zia Lucia, e li saluto. Tutti nel Connecticut? Sì. Tu Sebastiano? Io ho parente dell'estero. Oppure anche da Sortino, volete salutare qualche amico di Sortino? Tutti i sortinesi. Tutti i sortinesi, da uno sortinese e un uomo. I sortinesi, un saluto grande. Poi dopo ti faccio un'intervista più lunga. Sì, fai, sì. Oh, cara, adesso è di profilo. Allora. Un giovanotto, non mi ricordo, com'è il nome? Salvo. Salvo? Salvo. E sei sortinese. E da quanto tempo mai che da Sortino? Dal 2001. Ah, dal 2001, quindi... 13 anni. 12 anni. 12 anni. Vivi in terra bergamasca. Hai qualche parente all'estero da salutare? A Sortino qualche amico? Tutti i sortinesi. Tutti amici miei. E invece Enzo allo stesso tempo? Enzo Caruso? No, di meno. Ah, di meno. Ha 5 anni, io sono qua. Ah, 5 anni. E hai nostalgia di Sortino? Un pochino, ma viene ogni tanto a Sortino? Sì, sì. Hai qualche parente all'estero magari puoi salutare? In Australia. Ah, in Australia, che parenti hai? Da parte di mia madre. Ti ricordi il nome? Damian, Castello. Com'è? Castello. Ah, Castello. I cugini Castello. Ciao. Ciao. Oh, cosa abbiamo? Beniamino. Qua. Vabbè, questa è... C'è vita. Stavi dicendo che a Sortino quindi hai una cugina che in pratica è la moglie di Vincenzo Ri, cugina, tua cugina. E allora la devi salutare. Ciao. Ma tu quello che sai di questa medicina alternativa sortinese? Non è proprio una medicina, era una forma di terapia. E come si chiamava, come la chiamavano? I vintusati. I vintusati. E come si svolgeva esattamente? Che praticamente prendevano un bicchiere, io l'ho visto alcune volte. Sì. Prendevano un bicchiere, una monetina legata con uno straccio, un piccolo straccio, l'accendevano, facevano come una mici, la candela, no? L'accendevano e quindi poi la mettevano appoggiata sulla pelle, sulla schiena. Ah, della persona. E il bicchiere sopra, si spegneva la candela. Eh sì, perché? E quindi tirava sulla pelle. Perché per accendendo questa miccia, diciamo così, che era fatta, hai detto, una monetina ricoperta di stoffa e ci faceva un omiccio. Sì. Ci faceva un omiccio. E la monetina è per star fermo, non cadere, per non bruciarsi la pelle. La monetina poi appoggiata dove... I 100 lire di una volta. Sì, dove aveva il dolore la persona. Sì, in tutta la zona lì, circostante. Ma anche più di una ne facevano, solo una. Una alla volta. L'accendevano, la mettevano lì, ne mettevano il bicchiere sopra, aspirava la pelle, diciamo, faceva da ventosa sulla pelle, tirava, poi uno lo tirava via, l'accendeva di nuovo, lo spostava, non so, 3 centimetri più là. E questa cosa tu non l'hai mai visto, ma te l'hanno raccontato. L'ho vista fare. Ah, l'hai vista fare. Fatta io, cioè. Ma c'erano dei praticoni che la facevano, qualcuno. Sì, all'epoca tutti gli anziani. Tipo quelli i che... i padri dei miei nonni. Perché sai che c'erano le persone che levavano lo scanto. Sì, sì, praticamente cose, anche c'erano... queste cose. O quelli che toglievano il dolore il sole dalla testa. Il sole dalla testa. Quindi quella medicina... Lo facevano quando ero un ragazzino. Quindi mi stai dicendo che a Sortino... C'era questo modo di curare, sì, era una terapia per mal di schiena, per tirar via un po', alleviare il dolore. Si chiamavano vintusate da ventosa. Da ventosa, sì. Questo vedi, è una chicca che non l'avevo mai. Sì, sì, tu sei molto più giovane. Sempre Carmine. Carmine Caruso. Sì. Ma tu lo sapevi sta storia da vintusata? Noi che siamo anziani non l'abbiamo sentito. L'ho sempre sentito dire, però il trattamento, il svolgimento... Ma questo bicchiere, questo miccio... Invece quella... tu pensa che questa ventosata, come dice Carmine, io invece l'avevo visto nella medicina cinese. Viene usata, hanno dei bicchierini. Sì, questo... Hanno dei bicchierini che mettono... Oh, stasera ne abbiamo imparato. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ma non che è inutile serata. Grazie per la serata. Grazie a voi, la signora Rita. Ciao. Allora com'è andata la serata? Benissimo. Bene? La serata è andata bene? Ti sei divertito? Tutto bene. È andata bene. Benissimo.
Com'è, ragazzi, vi siete divertiti, va bene? Sì, bellissima. Una allora la possiamo rinnovare? Certo, come no. Facciamo domenica prossima. Va bene. Aspetta, guarda. No, ma quello è... Ci siamo? Avanti. Messo avanti della c'è serata. Po'. Avanti c'è poco. And leave you with